Dal teatro Bolshoi di Mosca al New York City Ballet, Les Étoiles, uno spettacolo che ha visto insieme i maggiori interpreti della danza contemporanea all'Auditorium di Roma. Sentiamo Laura Pintus. I corpi leggeri scivolano nello spazio come un soffio di vento, come un'onda. L'eleganza delle grandi stelle del balletto internazionale in un gala che concentra il meglio dei brani classici insieme a coreografie contemporanee. A ricordare un mito di tutti i tempi, Nureyev, a più di 25 anni dalla sua morte, Oleg Ivenko, che lo ha interpretato nel film The White Crow. Lui, già da giovanissimo, sapeva cosa voleva. Ha deciso di lasciare l'Unione Sovietica. Lavorava più di tutti e conosceva i suoi limiti, riuscendo a superarli. Anche flamenco e repertorio classico si fondono. Alcuni dei costumi disegnati per l'occasione dallo stilista Roberto Cappucci. La particolarità della nona edizione di Les Étoiles è il numero delle étoiles che abbiamo concentrato quest'anno, perché mai come questa edizione vede 16 stelle della danza mondiale messe insieme.